lei ha idea di quanti soldi ogni anno la comunità europea devolve alla cooperazione allo sviluppo? No, assolutamente. Assolutamente no. Mediamente ogni anno vengono devoluti circa 50 miliardi di euro. Quindi una quantità consistente. Infatti. Anzi, l'Europa, la comunità europea da questo punto di vista è il primo donatore al mondo. Come mai non si ha idea di questa cifra? Sì. Secondo lei perché la comunità europea non comunica bene? Ma penso che sia forse il tipo di comunicazione che viene utilizzata, forse non sia quella più adeguata, anche perché mi rendo conto che comunque i cittadini vedono la comunità europea come qualcosa che ha molto pregio, ma anche qualcosa che è anche lontana loro, quindi vedono proprio questo gap fra quello che è la comunità e quello che è poi il loro agire quotidiano. E quindi che cosa potrebbero fare? Io penso che bisognerebbe declinare in una maniera un po' più capillare questa comunicazione, forse utilizzando i canali, gli strumenti più vicini ai cittadini, quindi bisognerebbe pensare a una strategia proprio di comunicazione che sia più efficace in questo senso. Per esempio? Per esempio a me viene in mente utilizzare questi servizi, chi fa partecipazione, e cercare di allargare questa rete. Ormai si lavora sempre a livello di reti, quindi cercare in qualche maniera utilizzare anche i servizi che si occupano dei progetti europei e trovare dei canali che siano più, diciamo, che riescono a essere più incisivi con i cittadini. Quindi cercare, come dire, dei luoghi intermedi tra i cittadini e le istituzioni. Certo, infatti, questo è. Sì, che penso che sia questo dei vuoti da riempire. Anche questo discorso a cui lei mi ha già accennato, no? Sulla partecipazione dei cittadini, mi sembra un modo importante e forse immediato per far capire ai cittadini l'importanza di un comportamento che può andare a sostegno poi di obiettivi globali. Quindi mi chiedo, lei cosa ne pensa se ad esempio nel creare luoghi intermedi, no? si creassero anche delle attività che possono essere veramente a sostegno di un approccio partecipativo. Ma io sono completamente d'accordo con questo, perché appunto questi luoghi vanno creati come veri luoghi di partecipazione, anche con delle esperienze, magari con delle esperienze che si fanno, piccole esperienze, ma con dei risultati positivi che forse in un quartiere si può fare una esperienza che dopo la si porta in un altro quartiere dicendo: guardate, noi abbiamo fatto in questa maniera. Vi diciamo cosa è andato bene, che cosa non ha funzionato, e utilizziamo queste esperienze. Quindi creare questi momenti di partecipazione, ma che devono essere creati dal basso, perché se io arrivo già con un prodotto preconfezionato dicendo: guarda, la partecipazione si fa in questa maniera, si fa fatica a fare partecipare, anche perché poi i cittadini non ci credono più di tanto. Ora Modena è una città, credo, un po' all'avanguardia da questo punto di vista, nel senso che ha già fatto esperienze di partecipazione coinvolgendo direttamente i cittadini. Però mi chiedo, appunto, quindi alla luce anche della sua esperienza, quanto è facile coinvolgere o difficile coinvolgere i cittadini in un approccio partecipativo? Allora, dipende appunto dal tipo di comunicazione che si utilizza per creare questa partecipazione, perché io lo dicevo prima, se io mando magari una lettera a casa dei cittadini oppure faccio un comunicato stampa, e penso che questo sia chiamare la partecipazione, è semplicemente, questo è un'informazione, ma io sempre insisto molto a questa costruzione di quello che sono queste relazioni, questi rapporti caldi, vuol dire questi rapporti faccia a faccia, dove il cittadino vede chi mi sta chiamando, quindi quando vede proprio che ci sono delle persone dietro, quindi c'è una persona, non è un ufficio, è una persona, è un ufficio che
ha in capo una persona con nome e cognome che si avvicina, quindi che viene da me, non sono io che vado dall'istituzione. E quindi facilitare appunto questo accesso dei cittadini alle istituzioni, ma non dandoti solo un volantino dove ti dico guarda se sei interessato questo è il mio numero di telefono e io sono disponibile qua in questo orario. Anzi, devo uscire sul territorio, devo incontrare questo cittadino dicendo guarda l'agenda 21 fa capo a me, non è che io ti risolverò tutti i problemi, ma se hai bisogno di accedere all'istituzione magari puoi fare riferimento a me, che io in questo diciamo faccio un po' da facilitatore. Chi è il cittadino del mondo? Allora, il cittadino del mondo secondo me è ancora una definizione un po' utopica, perché andrebbe creata. È un cittadino del mondo, è qualcuno che innanzitutto ha la consapevolezza dell'esistenza dell'altro, quindi si sposta un po' di quello che è il proprio bisogno per cercare di capire che ci sono anche gli altri. Quindi i cittadini del mondo o il cittadino del mondo sarà pronto nel momento che noi riusciremo a fare capire che dobbiamo tenere conto dell'altro, quindi di questo concetto dell'alterità, che io sono e ci sono perché c'è un altro, perché altrimenti come faccio io a rendermi conto di tutte quelle che sono le mie potenzialità se io non mi confronto con gli altri? Quindi gli altri mi fanno anche da specchio, mi aiutano a crescere, e quindi questa è la cosa importante, che ancora noi non siamo in grado, non siamo capaci di fare questo, di spostarci da quello che è il nostro proprio punto di vista. Pensiamo che la ragione ce l'abbiamo solo noi, quindi che se l'altro arriva e pensa diversamente di quello che penso io, o magari si ha un atteggiamento diverso, oppure ha il colore diverso, ha una cultura diversa, lo vedo piuttosto come qualcosa di minaccioso, non come qualcuno che mi può aiutare a crescere. Quindi questa consapevolezza dell'altro e poi anche consapevolezza dell'ambiente? Ma certo, sì, sì, appunto è una consapevolezza dell'ambiente e come dicevo all'inizio, ma non solo dell'ambiente naturalistico, ma anche dell'ambiente urbano, dell'ambiente dove io abito, dove ci sono tutti i giorni, quindi non l'ambiente quello che magari prendo la bicicletta al fine settimana e vado a fare una gita, l'ambiente con il quale sono a contatto tutti i giorni, quindi l'ambiente che è casa nostra, no? Indipendente dal posto da dove sono nato, no? Non è perché io sono nato in un posto, allora dopo mi trasferisco in un altro posto, allora casa mia era dove sono nato e l'altro posto non c'entra assolutamente niente. E come si può fare per, cioè questo modo di essere, no? Di essere attento all'altro, di essere consapevole dell'ambiente, responsabile nei comportamenti, un modo di essere che è alla portata di tutti? Tutti possono essere cittadini del mondo? Tutti possono essere cittadini del mondo, ma come dicevo prima c'è da formare questi cittadini del mondo. Io ad esempio lo vedo nei progetti che facciamo con i bambini che riguardano la mobilità, lo spostamento casa-scuola. Allora cosa succede? Questo è un esempio molto concreto, perché questi bambini che vengono portati, come diciamo noi sempre, come dei pacchi nelle macchine, dalla casa alla scuola, quindi questi bambini non conoscono il territorio, perché? Perché non lo percorrono con dei mezzi sostenibili, quindi quando io vedo il territorio come quando guardo un film dal finestrino della macchina, come se fosse un grande schermo, io faccio molta fatica ad affezionarmi a quel territorio lì e quindi tantomeno mi affeziono anche alle persone che ci abitano, non le conosco, come mi posso affezionare e dopo come mi posso prendere cura di questo territorio? Quindi penso che la prima cosa per creare questa consapevolezza, che c'è qualcosa d'altro, oltre a quello che è diciamo, il portone di casa mia, oltre a quello che è il finestrino della macchina, bisogna iniziare ad avere un atteggiamento nei confronti del territorio, ma del territorio, del piccolo territorio dove mi tocca stare in questo momento, diverso, quindi quello di dire lo percorro in maniera più sostenibile, cammino di più, incontro di più le persone, riesco a rendermi conto se quello che passa per strada è uno che mi può fare del male oppure il vicino di casa, se io non esco, non so se c'è il fornaio, se c'è il fruttivendolo. Noi ormai questi rapporti sociali non li costruiamo più in questa maniera.
Quindi intende dire attraverso delle esperienze concrete. Infatti, ecco. sì, attraverso proprio delle esperienze concrete che ci portano a far sì che ci rendiamo conto che c'è un territorio da vivere.